presentato il rapporto civico sulla salute 2023 di Cittadinanza Attiva. Quali sono i principali risultati emersi? Come ogni anno, fotografiamo attraverso il rapporto civico sulla salute le segnalazioni che ci vengono dai cittadini sui problemi più critici della sanità pubblica e proviamo a tenerli insieme in un quadro complessivo. Quest'anno cosa abbiamo notato? Che i tre ambiti della sanità pubblica, cioè l'assistenza territoriale, l'assistenza ospedaliera e anche la prevenzione, sono i più segnalati tra i cittadini in modo equivalente tra di loro, a dimostrazione del fatto che i problemi della sanità sono purtroppo in questa fase dei problemi trasversali e che gli ospedali non sono meno in sofferenza rispetto al territorio, rispetto alla prevenzione. Si confermano alcuni dati preoccupanti, per esempio quello che riguarda le liste d'attesa, con punte estreme che arrivano a una mammografia di screening anche di 2 anni, è un dato molto, molto indicativo e molto parlante. I tempi del pronto soccorso con alcune regioni d'Italia, la Calabria, la Basilicata, la Sardegna, dove il tempo di attesa per l'arrivo di un'ambulanza è di 30 minuti, a differenza della media nazionale di 20. Insomma, criticità che riguardano un po' tutti gli ambiti e per le quali noi abbiamo deciso oggi non soltanto di presentare il nostro rapporto, ma anche di inaugurare una mobilitazione permanente per ribadire il senso, il significato, la centralità della sanità pubblica che abbiamo chiamato urgenza sanità. Ci sono dei problemi che è urgente risolvere. Quello delle liste d'attesa è solo il più emblematico di tutti. La priorità assoluta, proprio volendone scegliere una, è che i cittadini possano finalmente poter tornare ad usufruire ed accedere alle prestazioni del Servizio Nazionale Sanitario Universale. Purtroppo dai nostri dati emerge che molti cittadini rinunciano a curarsi perché non hanno le possibilità economiche di farlo, perché trovano degli ostacoli all'accesso e questo non è accettabile. E quindi se un cittadino ha i soldi si rivolge alla sanità privata e pagando riesce a curarsi o a fare una visita in tempi congrui, altrimenti rinuncia con tutte le conseguenze nefaste che possiamo ben immaginare. Tra i dati più eclatanti che possiamo citare sono sicuramente le liste per accedere alle prestazioni, i tempi di attesa, anche laddove sulla ricetta ci sono delle priorità per cui le visite dovrebbero essere fatte entro 10 giorni, entro 72 ore addirittura. C'è una cittadina che avendo una priorità U ha fatto, quindi urgente, gli è stato proposto di fare una mammografia dopo 720 20 giorni. Questo non è accettabile, così come per interventi chirurgici urgenti si è aspettato anche più di un anno.